Maria, buongiorno. Ma perché sei perché intro? Sì. No, regà, a Roma ha perso 4-2. A parte mi rode il culo, terza sconfitta, se non sbaglio 4 nelle ultime 5 partite col Villarreal. Non gliela faccio più, non avevamo perso, ma non è i capelli che c'ho. Non avevamo perso praticamente mai, ma non vince una volta, che cazzo, una volta. Comunque, a parte tutto, non fa scatti perché il telefono mi grolla poi bestemmio. Ok. Niente, allora io ho visto subito il titolo di Eurosport, immediatamente, subito dico Eurosport per dire qualcosa, però secondo me se non mi appoggio sul tavolo è meglio perché sennò vibra tutto. T'appoggiamo anche te. Ho visto subito il titolo di Eurosport. Roma, per il ritorno ci vuole il miracolo, non sono d'accordo. Sì, non sono d'accordo, raga. Allora, ok, è andata male perché comunque abbiamo perso 4-2. Perché c'hanno i fenomeni in attacco. È andata male per questo. Però c'è un ritorno. Potevamo segnare molto di più se il portiere del Lione non avesse fatto parecchi miracoli. Eppure loro avrebbero potuto segnare. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo preso 2 gol su 2 tiri in porta. Cioè... Sì, esatto. Poi il secondo tempo. Il problema è sempre lo stesso. Siamo stanchi. Siamo 14. Siamo arrivati al 70esimo che non gliela facevamo più. È sempre così. Io non gliela faccio più. Più che altro abbiamo fatto il cambio per far riposare De Rossi e pare adesso non ce la fa. Ma perché non è il suo ruolo. Cioè, ma va perché recuperare sugli attaccanti non è il suo lavoro. Lui fa regista, no? Comunque abbiamo giocato molto bene il primo tempo. Per me, se giochiamo tutta la partita di ritorno come il primo tempo, veramente famo un culo così. Raga, è finita 4-2. Poteva andare molto meglio. Cioè, in senso, non è andata bene, assolutamente. Poteva finire 3-2, andava benissimo. Poteva finire 1-2 come fine primo tempo e andava troppo bene. Non è andata benissimo. Però ci sta un ritorno. Quindi ci giocheremo il ritorno. Non è finita nulla. La Roma, secondo me, ha la capacità al Lione di fargli parecchi gol. Anche subendoli. Quindi, per me, dobbiamo andare. Anzi, è meglio, dirò di più. Perché se finiva magari 1-2 o 2-2. No, a Roma fa 3-1 in casa. A Roma andava. Comunque possiamo fare risultato in casa. Se fosse finita magari 1-1 o 2-2, la Roma sarebbe andata a Roma a prendersi il pareggetto 0-0. E lo prendevamo al culo. Sicuro. Quindi adesso bisogna spingere, bisogna giocare. Siamo pochi. Io l'anno prossimo non voglio più vedere una formazione fatta da 14 giocatori validi. Molti mi hanno detto, sì, ma perché dici sempre 14 giocatori? Io l'ho contati, sono 21. Mi ha elencati del tipo Lobont, Sec, che cazzo ne so, mi ha detto certi giocatori. Vermaelen, ma te puoi mettere Vermaelen? Te puoi pensare solamente che puoi mettere Vermaelen, Lobont, Sec magari crescerà. Ma adesso, ma di che cazzo? Ma poi Gerson. Marco Gerson là, Gerson. Spalletti gli ha fatto vedere il campo d'arte, gli ha fatto annusare, ha detto buona l'arietta d'erba vera. Sì, d'erba vera che ha Juve poi. Buona l'arietta d'erba vera e basta, è fine. Io mi incazzo, scusate. Mazzano pure il moscerino, sei schifo. Vabbè, guarda, quando siete tristi, ragazzi, pensate che potevate essere i tifosi del Genk che hanno perso. Non so quanto è finita, però stavano 2-5 con rigore magnato, quindi. Peggio di così, insomma, penso un po' dove andare. Poi questi che hanno recuperato, ho fatto una finta del merda. Giacomo mi è piaciuto, devo dire la verità. Mentre che adesso è un per cazzo, Giacomo mi è piaciuto, ha fatto tantissime cose lì davanti. Sponde, palloni recuperati, Salah, migliore in campo. Salah ha fatto una partita stupenda. Parla più forte, gli ha creato dei buchi là. In attacco gli ha creato certi buchi che veramente poi mette in mostra quelle che sono le difese di Diagabì. C'è una Diagabì, come si chiama? Diagabì, no, sì. No, non sta zitto? Sì. No, ci ha segnato Diagabì. Io mi vergogno. Io lo dico, magari al ritorno ci fa trivetta, ma io lo dico. Regà, è il giocatore più scarso che abbia mai visto. Ha sbagliato 8 palloni, 8. Fra l'altro, all'ultimo secondo il portiere loro è uscito e Diagabì ha dato una capocciata. Ma che cazzo stiamo a parlare? Diagabì. Poverino. Ha pure segnato. Yangambi. Tra l'altro quando abbiamo segnato che Salah ha segnato lì sulla cazzata, Caressa ha detto Yangambi perde il pallone. Manco c'è Yangambi. Vabbè, magari sta scocciando. C'è una differenza sostanziale comunque tra noi e loro. Loro tirano, noi no. Perché la casetta è un fenomeno. Infatti ha fatto un gran bel gol. Fighir è un fenomeno. Valbuena, madonna, Valbuena. C'ha più anni che Kiri, guarda come cazzo gioca. Gore, come un malato, quello si proprio gioca, forte. Secondo è proprio forte Valbuena. Di anfetamina, è cazzo. Proprio forte Valbuena. E niente, che volevo dire? Però noi non tiriamo mai. Quante volte? È tutto recuperabile. È recuperabile. Allora, Spalletti, a parte Spalletti deve fare cambi prima, perché non è possibile che mi fai cambi all'81esimo, 86esimo e 94esimo. Ma che cazzo lo fai a fare? Cioè, famo il cambio 80esimo e grazie al cazzo, che ci fai con Perotti che magari perde pure 2 palloni perché li perde comunque. Poi Sharawi ha fatto entrare 93esimo e mezzo. Che senso c'ha? Manco ha toccato un pallone. Manca puraccio. Io ti dicevo entri te, pelato. Ma io voglio bene a Spalletti, Però io dicevo entri te, pelato, 93 e mezzo, ma che entra a fa? Comunque niente, è recuperabile, però lasciatemi incazzare un pochetto perché 3 sconfitte di fila non se può, che coglioni. Ma dove c'è sta Rudiger?
ritorno ci stai. Quell'altro coglione di Rudiger che corriere fa mettere le mani in faccia. Ma già si è ammonito le mani in faccia, ma che cazzo fai? Sta scoppiata. Vabbè, raga, fateci sapere voi qui sotto che ne pensate. Ora ritorno a cazzo duro e cerchiamo di portare a casa la vittoria, perché questa Europa League se può vincere usciremo probabilmente, può essere, ma se può vincere fa cagare. Questa immagine che fa cagare, poi con noi probabilmente un contremo ci farà 48 gol. Giusto. Però fa cagare, ce la dobbiamo mettere tutta. Non siamo inferiori a nessuno in Europa League, secondo me. Forse al Manchester, ma non come gioco. Dai Roma, io chiudo perché, attento perché se mi casca qui il telefono sarebbe stemme.